Come trovare una cripto pronta ad esplodere? Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui dove andrò a parlare di come andare alla ricerca di una top futura cripto, ma prima di iniziare vi invito come sempre a iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi ulteriori contenuti del genere. Prima di iniziare a parlare di quali passaggi effettuare, vi consiglio di entrare all'interno del gruppo Telegram perché sto portando metodi di guadagno completamente amatoriali, mi raccomando. Allora, ora siamo qui su CoinMarketCap. Io consiglio questo perché questo è anche CoinGecko, però più CoinMarketCap perché è molto più facile da capire ed è molto più semplice. Che cosa dobbiamo andare a vedere in una cripto? Allora, diciamo che ci sono diversi fattori. Io faccio più che altro un riassunto, sì, dove vi spiego che cosa guardare. Allora, mettiamo al primo posto direttamente, ragazzi, l'obiettivo del progetto. Quindi l'obiettivo, in che cosa consiste questa determinata cripto, qual è la sua funzione. Quindi vi faccio anche l'esempio di Shiba. Shiba, diciamo, attualmente è un meme token. Non so se in futuro state guardando questo video e diventerà una moneta play to earn, però ragazzi, il progetto è fondamentale, soprattutto per quanto riguarda una cripto che dovrebbe esplodere. Ovviamente ci sono anche tanti altri fattori, ma ora ci arriviamo tranquillamente. Poi un altro fattore fondamentale, ovviamente, è lo storico dei prezzi. Bisogna vedere come e quanto praticamente si muove la volatilità di una moneta. Ad esempio, ora ho preso Polygon Matic. Bisogna studiare soprattutto per quanto riguarda il prezzo e ovviamente io in questa strategia ovviamente posso andare a inserire anche il tool di Altcoin Season Index, che in questo caso ci consiglia e ci fa vedere quanto sta il mercato attuale e soprattutto capire i prossimi, diciamo, movimenti. Eccolo qui, diciamo che ora siamo a 33, livello 33, siamo praticamente appena usciti dalla Bitcoin Season, quindi capiamo bene che ancora c'è questo margine di guadagno. Quindi in questo caso era preferibile prenderla più che altro a livello Bitcoin Season, ma comunque ragazzi, ora siamo usciti dalla Bitcoin Season, quindi questo ci fa capire che i prezzi attualmente possono solamente andare ad aumentare. Poi, soprattutto per quanto riguarda, ho appena visto che non ti sei iscritto al canale. Che cosa aspetti? Attiva la campanella, iscriviti al canale e soprattutto guarda i nostri contenuti perché ne vedrai veramente delle belle. Mi raccomando. Un progetto serio o meno, in questo caso vi voglio dire questa cosa. È preferibile controllare i membri del team. Ad esempio, vi faccio vedere questa cripto che tutti noi sappiamo che è uno scam. Questa qui era praticamente nata come essere il nuovo Ethereum. Vi faccio vedere qui come c'è scritto all'interno del suo sito, ma comunque si capisce che per quanto riguarda sembra proprio fake, non ci sono membri e quindi capiamo bene che non è sicura come cripto. In questo caso, ovviamente, si vede che è un progetto scam. Quindi noi non possiamo andare a vedere chi c'è dietro a questo progetto, perché di solito, parliamoci chiaro, se ci sono persone che praticamente si vogliono nascondere, quindi non mettono la loro faccia, ovviamente ragazzi,
il risultato può essere solamente uno. Solamente ci sono eccezioni dove ovviamente, per quanto riguarda, faccio l'esempio nel caso raro Shiba, che non ha un vero e proprio fondatore che si vede praticamente di faccia, ma c'è Ryoshi, quindi una persona c'è. In questo caso non c'è nessuno, quindi in questo caso si capisce che Ethereum Max, che già è stato risaputo, è un progetto scam. Un'altra cosa importante da controllare sono soprattutto le news del progetto, mettiamo in questo caso Kronos. Come sappiamo tutti, Kronos è una futura, secondo me, altcoin. Perché, ragazzi? Perché secondo me, con il suo progetto, tralasciando che ha l'exchange, tralasciando anche le varie partnership, quindi la popolarità, in questo caso ho messo due punti in uno, che è le news del progetto e la popolarità sempre del progetto, capiamo bene che questa cripto, con tutto quello che sta succedendo intorno, non può rimanere così al prezzo di 38 centesimi. Quindi in questo caso vediamo che per quanto riguarda un altro fattore fondamentale proprio per fare matching, in questo caso ho fatto matching tre settori praticamente su Kronos, che sarebbero le news del progetto, che Kronos ce li ha, ragazzi, le partnership con la Formula 1, la Serie A, poi anche i Los Angeles femminile, quindi praticamente le notizie ci sono. La popolarità del progetto, perché anche con questo, anche soprattutto la partnership con LeBron James, quindi determina la popolarità di Kronos Crow. E un altro fattore importante per vedere soprattutto se una cripto può aumentare di valore, ragazzi, è la capitalizzazione di mercato. In questo caso, come sempre, ho trovato tutto perfetto per la moneta di Crow. La capitalizzazione di mercato è di 9 miliardi di euro, quindi capiamo, in questo caso diciamo che per trovare una cripto è un pochettino più alta, perché di solito le cripto che devono esplodere, oppure certe cripto, stanno sotto al miliardo di euro. Ma comunque vediamo che la media delle top cripto del settore, stiamo parlando di superiore a 20 miliardi di euro. Quindi in questo caso anche Crow, che ripeto non sono un consulente finanziario, può essere una top crypto, perché lo rivediamo in tutti questi tre fattori. Poi c'è anche un altro fattore importante, ragazzi, è vedere soprattutto dalla rete, dal contratto. Come sappiamo tutti, c'è il contratto di Ethereum, BNB e molti altri. Bisogna studiare e quindi capire più che altro come si evolverà la situazione. In questo caso vi faccio l'esempio di Ethereum, le fee sono veramente alte, quindi può determinare anche il valore di una cripto, volendo o non volendo. Ma comunque questi sono i fattori importanti da andare praticamente a trovare in una cripto. Quindi se risponde bene in tutti questi fattori, ragazzi, se risponde positivo, allora questa cripto può anche esplodere. Per questo video è tutto, ragazzi. Se questo video vi è piaciuto, vi invito come sempre a iscrivervi al canale, attivate la campanella per non perdervi ulteriori contenuti del genere, e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao e a presto.